Benvenuti a Toscana Parlamento, il settimanale di approfondimento sui lavori del Consiglio regionale della Toscana a cura della redazione di Italia 7. Il fondo, il ricchissimo archivio di Oriana Fallaci presso la biblioteca del Consiglio regionale della Toscana, che conta più di 2.000 documenti tra libri ed oggetti personali della grande scrittrice e giornalista fiorentina, adesso diventa ancora più accessibile grazie all'inventario archivistico e catalogo bibliografico dal titolo Il cuore in Toscana. Il Fondo Oriana Fallaci del Consiglio regionale della Toscana, archivio ricchissimo tra i tre più importanti al mondo, già disponibile al pubblico dal 2019, diventa pienamente accessibile grazie al volume Il cuore in Toscana. Il Fondo Oriana Fallaci, inventario archivistico e catalogo bibliografico. Il libro a cura di Katia Ferri, Elena Michelagnoli e Monica Valentini, inventario archivistico di Margherita Cricchio e Agnese Lorenzini, è stato presentato nella biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo di Firenze. L'opera è frutto del lavoro durato quasi quattro anni che Archivio e Biblioteca del Consiglio hanno portato avanti insieme per inventariare, catalogare, descrivere e riordinare quasi 2000 documenti che costituiscono il fondo, ovvero il materiale archivistico, i libri e gli oggetti personali di Aureana Fallaci che si trovavano nella sua abitazione di caso, le località di Grecia. Venchianti donati nel 2016 dall'erede Edoardo Perazzi al Consiglio regionale della Toscana. La memoria di Oriana è molto presente, specialmente in questi, questi ultimi anni eh, e rappresenta tanto per i suoi lettori, è una, una presenza affettuosa e costante, una, una compagnia. Eh, in generale, diciamo che è una presenza severa e e così, però anche di, di esempio di, e di insegnamento. Io, come tutti quelli che hanno a che fare col suo lavoro direttamente, sentiamo molto questa giornata perché l'archivio rappresenta un passo fondamentale eh, per la... Proprio per mettere a disposizione il lavoro di Oriana e anche in un certo senso parte della sua vita, perché gli oggetti contenuti nel fondo, i suoi scritti personali, le lettere, sono evocativi e servono molto a capire come questa donna, non solo lavorava, ma anche come ragionava e come era fatta, quanto era legata alla sua famiglia e a questa città naturalmente. Abbiamo volutamente scelto di, di lasciare qui a Firenze, mi odieranno gli altri fondi, ma più materiale rispetto alla Boston University e alla Fondazione del CS Corriere della Sera perché è parso giusto così, perché Firenze è la sua città e, e il lavoro e gli spazi messi a disposizione dalla Biblioteca del Consiglio regionale della Toscana sono straordinari. Oriana eh, aveva questo karma per cui sin dai primi anni Sessanta, cioè quando è diventata una una celebrità nel suo mestiere e si è avviata velocemente a diventare. Probabilmente la giornalista europea più importante del, de, del mondo e comunque un punto di riferimento, una persona che ha, che ha anticipato di molto previsioni geopolitiche, eh, che per prima ha denunciato le, le ingerenze degli Stati Uniti e le politiche estere altrui. Cioè, tutto questo è sempre stato fonte di eh, aggressività nei suoi confronti, di fraintendimenti del suo lavoro. Anche alla fine eh, della, della sua vita si è scontrata con. con, con questo problema del terrorismo islamico e come ho detto è stata fraintesa perché eh, non è un lavoro di Oriana contro l'Islam in generale ma è un, un urlo di... Come ha detto lei, di sveglia, un monito all'Occidente, a svegliarsi, a essere meno decadente, meno concentrato su se stesso, sulla ricchezza, eccetera, ma un ritorno a dei valori fondamentali che sono tutti, dall'etica alla, alla cultura, che oggi in Italia mi sembra di poter dire mancano totalmente. Il Fondo Oriana Fallaci è una ricchezza per tutta la Toscana, è una ricchezza per tutti noi. Un archivio che è unico, un archivio dal valore inestimabile un archivio in cui si raccontano pezzi di vita, di pensiero di Oriana Fallaci. C'è un messaggio forte che passa, l'importanza di essere donne e uomini liberi, è il valore della libertà, il valore della memoria, ha bisogno di essere coltivato e allora noi vogliamo coltivarlo in questo senso, aprendo le porte. Di questa biblioteca, eh, di questi spazi, del nostro archivio in tutto il mondo. Dietro, appunto, alla grande scrittrice c'è un grandissimo personaggio eh, che, naturalmente, è ricco di eh, sfaccettature, ma soprattutto è ricco di umanità. E questo traspare anche dal, da proprio dal suo lavoro, che poi era la sua vita, perché lei veramente ha dedicato la vita al lavoro, parlava dei suoi libri come dei suoi figli. E quindi è un lavoro eh, molto, molto eh, è un, una continua lotta, diciamo, eh, eh, corpo a corpo, eh, con la parola, con la scrittura nell'elaborazione delle idee. Quindi questa magica scrittura della Fallaci in realtà ha dietro un grandissimo eh, lavoro, una grandissima fatica, cioè un, era sempre una donna con l'elmetto, anche con la scrittura, lei lo diceva questo, eh, però il risultato era straordinario. Si tratta di uno dei nuclei della documentazione lasciata da Oriana Fallaci, quello fiorentino, perché ce n'è uno americano, ce n'è uno che è sempre italiano ma milanese e poi una parte che è relativa alla biblioteca che è a Roma, la biblioteca lateranense. Questo fiorentino è un nucleo fondamentale che è stato riordinato qua con uno splendido lavoro archivistico, metodologicamente solido e che raccoglie la testimonianza del modo in cui Oriana Fallaci lavorava le sue scritture, le sue correzioni, il suo modo di scrivere gli articoli, ma anche il suo modo di fare le sue straordinarie interviste. L'attività di intervista per Oriana Falfallaci è quasi un genere letterario, una parte centrale della sua attività e qui sono rappresentate in grandissima parte, ma non soltanto nella parte scritta e preparatoria molto attenta di Oriana Fallaci, ma anche nelle registrazioni stesse, che sono un documento ben diverso da quello della scrittura, perché, perché attestano il clima mh, che nelle interviste di Oriana Fallaci viveva. Eh, ovvero il rapporto fra l'intervistato e l'intervistatrice, che non è un rapporto tra due esseri fra loro distanti e isolati, ma invece interattivi. Interattivi sia quando questa interattività era come dire, ehm, positiva, aderente, oppure quando invece era, come molto più spesso accadeva, contrastante. Penso, per esempio, all'intervista all'Ayatollah Khomeini. L'Assemblea legislativa della Toscana, ovvero il Consiglio regionale, insieme ad Avis e Ordine dei giornalisti, ha promosso un corso di formazione per raccontare il sistema sangue. L'intento è quello di favorire una corretta ed efficace comunicazione per poter spiegare al meglio il funzionamento delle donazioni di sangue nella nostra regione. Si è svolto nell'auditorium Giovanni Spadolini di Palazzo del Pegaso l'evento formativo Raccontare il sistema sangue promosso dall'Assemblea legislativa con l'Avis regionale e con l'Ordine dei giornalisti della Toscana. Il corso di formazione per giornalisti, tra etica, fake news e informazioni scientifiche, ha offerto tutti gli strumenti per comprendere il funzionamento del complesso meccanismo che tiene insieme la macchina della solidarietà legata alle donazioni di sangue in Toscana, dall'apporto dei volontari a quello del sistema sanitario. Un modello efficiente, all'avanguardia, che però ha bisogno ovviamente della donazione, dei volontari, e per questo c'è un lavoro straordinario che fanno le associazioni di volontariato. E poi c'è nel contempo un'attività di formazione per tutto il mondo giornalistico, e questo è un elemento importante di novità, di diversificazione delle tematiche con le quali i giornalisti stessi e non solo devono acquisire conoscenze e possono, e credo questo sia. Un una comunione di intenti perché si può anche a sua volta divulgare questo livello di conoscenza i giornalisti hanno una funzione straordinaria nella società e quindi duplicare questa funzione una giornata come questa per me è così sensibile al tema della donazione del sangue essendo stato da sindaco il primo Sindaco in Toscana, presentai a Palazzo Vecchio il progetto per il quale eh, si potevano donare anche gli organi rispetto al rifacimento della carta d'identità. Il sistema Sangue è un sistema complesso, con molti attori, sono qui oggi presenti per raccontarci e raccontare al meglio e per istituire un rapporto proficuo con tutti i professionisti dell'informazione. Donare il sangue è la cosa più semplice perché i donatori, eh, come dire, danno il braccio e donano il sangue, però dietro c'è tutto un mondo. C'è la regione con il centro regionale sangue, ci sono le ASL con i vari centri trasfusionali, tra l'altro in Toscana sono tutti centri pubblici, abbiamo una rete di centri pubblici negli ospedali, quindi ci sono i medici, gli infermieri e poi ci sono le associazioni di donatori, tra cui Avis, ma ce ne sono anche altre, che promuovono la donazione di sangue e plasma e fanno sì che insomma, quando c'è bisogno di un particolare gruppo sanguigno, quando c'è una necessità specifica, i donatori siano sempre pronti per un sistema sicuro e di qualità per il paziente che poi alla fine è, è quello che noi abbiamo in mente e nel cuore quando facciamo il nostro gesto di donazione. Un libro giallo dal titolo In Paese Tutti Sanno, ambientato all'isola d'Elba, è il frutto del lavoro collettivo, pensate, di ben 40 mani, quelle degli studenti della terza A della scuola secondaria di Capoliveri. Un libro giallo ambientato all'isola d'Elba è scritto a 40 mani, quelle degli alunni della terza A della scuola secondaria di Capoliveri, giovani autori che hanno presentato la loro fatica letteraria in Paese Tutti Sanno, in Consiglio Regionale, su iniziativa del consigliere regionale Marco Landi. Oggi si presenta in Regione Toscana un libro fantastico, scritto dai ragazzi delle scuole medie dell'Istituto Comprensivo di Porto Azzurro, il plesso di Capoliveri. Eh, ragazzi che si sono uniti e hanno lavorato a un progetto per i tre anni delle scuole medie eh, su un giallo eh, che ha il titolo In paese tutti sanno e che raccoglie quelle esperienze, quei personaggi, dal barista al farmacista, eh, il poeta, tutti quei personaggi che si trovano nei piccoli paesi della nostra bellissima Toscana e qui vengono raccontati da questi ragazzi con una grande forza eh, letteraria ma anche con eh, un'armonia un e una predisposizione a far capire anche quello che all'interno di questo paese al di là dei personaggi si vive quindi si respira proprio all'interno di questo libro anche eh, l'aria di un tramonto caldo piuttosto che eh, l'esperienza che si può vivere eh, con le miniere di calamita eh, a capoliveri eh, e poi eh, chiaramente tutto viene portato anche nell'ambito turistico c'è cioè un paese che vive a due velocità quella estiva turistica eh, dove ci sono tantissime eh, persone e poi eh, quella velocità un po' più lenta, eh, un po' più malinconica eh, dell'inverno. È un racconto avvincente che ha la particolarità di essere stato pensato e scritto da ragazzi di terza media appassionati non solo alla lettura ma anche alla scrittura e legati al proprio territorio coordinati dalla docente Elena Maestrini. Questo progetto è nato perché ho una classe eccezionale che sin dalla prima eh, si sono rivelati molto molto creativi, quindi tutta questa creatività doveva prodare a qualcosa. E arrivati in terza eh, siamo arrivati a questo libro attraverso l'osservazione del... Um, del nostro territorio. Noi siamo una piccola isola, siamo, veniamo dal lontano est eh, del, della regione, però anche noi abbiamo le nostre bellezze, le nostre storie da, da raccontare. I ragazzi sono molto curiosi, quindi hanno iniziato a, mh, ad andare nelle botteghe eh, dei... Mh, tipiche del paese e hanno iniziato a creare dei personaggi un po' ispirati uh, a quelli reali e un po' no, poi abbiamo letto, abbiamo curato il genere già alla scuola e quindi sono venuti, son venuti fuori delle storie e ambientati a capoliveri con lo schema classico, la struttura classica de, del genere e abbiamo lavorato, è stata una, una scrittura a 40 mani, loro sono 20, 40 e mezzo la mia insomma di supervisione. I giovani scrittori durante la presentazione hanno letto alcuni passaggi del libro accompagnati dalle note di due chitarre suonate da compagni di classe. Alla fine della cerimonia sono stati consegnati ai ragazzi una copia della Costituzione e dello statuto regionale all'insegnante Maestrini, una riproduzione del Pegaso alato, simbolo della regione Toscana. Ci ha unito molto, noi eravamo già molto uniti come classe, però comunque esperienze di questo genere servono comunque molto ad unire ancora di più i ragazzi e noi ci vogliamo un gran bene, quindi è riuscito anche grazie a questa nostra unione, secondo me, questo progetto. Ci siamo ispirati tutti a molti personaggi, magari apici di famiglia o familiari eh, tipici del paese, quindi secondo me sono tutte storie che hanno l'essenza di Capoliveri eh, nel loro modo, diciamo, perché raccontano la vera nostra esperienza che abbiamo con il paese e soprattutto quella delle persone che l'hanno vissuto prima di noi. Per questa edizione è tutto, l'appuntamento con Toscana Parlamento alla prossima settimana, grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento.